presenti. È una gioia, un onore, sapete, avere con noi il professor Rondoni, che conoscete per la chiara fama, che non è professore ma è molto più di professore, tiene master e lezioni ovunque ormai. E io l'ho sentito spesso e volentieri e devo dire che è stata una grande esperienza ascoltarlo. Anche quest'estate ricordavo mia moglie, l'abbiamo invitato al Cortona per l'anniversario dantesco e ha tenuto una lettura stupenda dell'itinerario della commedia. E ho pensato allora opportuno riproporvelo, più o meno lui non dice mai le stesse cose, ma insomma risentire questa lettura della commedia letta spesso in chiave esistenziale. E ho invito anche a noi, no? Docenti, di usare questi grandi capolavori anche a fini didattici e usando le fini didattici anche a fini prettamente di senso, di significato, di essenziale della vita. E allora glielo ho chiesto, lui gentilmente nella sua peregrinazione italiana si è fermato questa mattina sempre qui e ha tenuto una magnifica lezione ai studenti delle nostre classi terminali e quindi ho approfittato per farlo rimanere tra di noi per farlo ascoltare anche a voi insegnanti. Lo ringrazio di cuore perché so il sacrificio che ho fatto per essere qui, ringrazio voi, mi raccomando che al termine non fuggite subito, venite a farvi riconoscere in modo tale che io segno la vostra presenza e poi farò i certificati validi come corso di aggiornamento. Due cose belle vorrei sottolineare. Una è la presenza della signora Nisi della Centofiori, che ringrazio di cuore che da stamattina che fa questo servizio, ha un ampio catalogo delle opere del Rondoni e, come dicevo stamattina, è un segno di speranza. Rivedere anche aperta dopo gli anni della pandemia un'attività così culturalmente importante fa piacere e quindi grazie veramente, almeno anche se volete usufruire del suo servizio, grazie signora. E ancora più piacere mi fa la presenza di alcuni studenti del liceo Cassino che questa mattina per vari motivi non hanno potuto partecipare e che invece per sensibilità personale e per caparbietà anche personale hanno pensato di partecipare autonomamente, per interesse, per passione, a questo incontro stasera, che ovviamente diventa disagio perché sono due giovanissimi in mezzo alla gente tipo di me, di mezza età, diciamo così. Grazie di cuore, perché è un segno di grande speranza. Vuol dire che i nostri giovani stamattina ho ascoltato anche delle riflessioni che dicevo con la collega Angela, che mi hanno veramente piacevolmente impressionato, di una profondità, di una lunga, di una rielaborazione, a volte non ci rendiamo conto, ma veramente il prodotto finito è straordinario e loro sono ragazzi straordinari, di cui ringrazio per essere qui con caparbietà. Grazie, grazie. Allora, senz'altro ho già preso troppo tempo, no? Non guardate, stamattina abbiamo presentato pellicoli sulla natura, la natura tra scienza e poesia, invece stasera ascoltiamo proprio l'itinerario dantesco pieno di significato, non solo letterario ma esistenziale. Un po' questo è il nostro argomento. Grazie Davide, grazie di cuore. Grazie socialmente dell'invito, grazie a voi della vostra presenza. Io proverò da chi prova a scrivere poesia a fare un breve itinerario in alcune questioni dantesche. È chiaro che per chi scrive poesia parlare di Dante è come, non so, uno che prova a giocare a calcio a parlare di Maradona, cioè se subito ovviamente a disagio ti senti un po' uno scemo. Proverò a superare questa impasse appoggiandomi, lo dico subito, per tirare fuori qualche cosa, spero che possa essere utile al vostro lavoro, a quello che voi fate normalmente, all'autorità di tante persone che ho avuto la fortuna di incontrare, di frequentare e da cui imparare tante cose interessanti sulla poesia, e su Dante. In particolare voglio ricordare almeno due nomi, forse che sono noti, uno è stato mio professore, uno dei miei maestri, era Ezio Raimondi, uno dei grandi italianisti
insegnava a Bologna alla mia università, che ho avuto un lungo rapporto anche di collaborazione e che a Dante ha dedicato saggi molto importanti, studi molto importanti. E l'altro è una poeta che è Mario Guzzi, che è stato un po' il mio maestro, il mio scopritore, tra virgolette, che ho frequentato a lungo e che ha sicuramente dedicato al suo più antico collega fiorentino riflessioni molto importanti. Ma vorrei partire da un altro poeta per iniziare il nostro piccolo viaggio. In questo capolavoro, la commedia è una delle opere che mette sempre davanti a un precipizio, davanti a una cosa enorme. È difficile anche definire Dante solamente un poeta, se vogliamo usare questa categoria. Cos'era Dante? Un sciamano, un santo, un visionario, una personalità di quelle che accade spesso di incontrare una grande letteratura che fai fatica appena a dire uno da biblioteca, no? C'è un librettino che vorrei suggerire, se qualcuno non l'avesse ancora visto, molto intelligente, di un filologo e storico russo, lo dico oggi per tirare fuori il meglio che c'è dalla Russia, che si chiamava Sergei Averni, è stato segretario dell'Akhmatova, un personaggio molto interessante che ho avuto la fortuna di conoscere, uno che parlava cinque lingue contemporaneamente a tavola con varie persone e ha dedicato vari saggi alla poesia, che ha scritto un librettino che è pubblicato anche in Italia, che si chiama Atene e Gerusalemme, è un titolo che poi è diventato anche famoso, quasi un modo di dire. In quel librettino, lo nessuno mi perdonerà se chiedo al cielo, svolge un'ipotesi molto interessante che ha a che fare un po' con quello che stavo dicendo su Dante e da cui vorrei partire. Perché Sergei Averni dice: noi filologi eravamo convinti che la letteratura è quel fenomeno che prende consapevolezza di sé, fa autocoscienza, cioè inizia a essere un fenomeno staccato dal resto, prendendo autocoscienza di sé, nella Grecia, nell'ellenismo del V secolo, per cui è quella cosa che oggi, quando diciamo letteratura, pensiamo a un libro, un autore, una biblioteca. E pensavamo, dice Vernice, che tutto quello che c'era intorno, quindi questo era Atene, tutto quello che c'era intorno, i poemi indiani, i salmi ebraici, fosse qualche cosa che aspirava a diventare come Atene ha fissato l'idea della letteratura. L'abbiamo pensato fino a un certo punto, dice Vernice, perché poi le scoperte teologiche, storiche, eccetera, ci hanno fatto rendere conto che non è proprio così. Cioè che in realtà, cito i Salmi, un testo su cui ho lavorato, e Dante e Petrarca dicevano che il re Davide è il più grande dei poeti, Petrarca sapeva dormire, i Salmi sotto il cuscino, regalati da Boccaccio. E Dante dice chiaramente che tengo Davide nell'Aquila, nell'altra pupilla dell'Aquila, fa un grande omaggio ai Salmi. I Salmi sono una grande opera di poesia, che è stata anche un serbatoio di ispirazioni, diciamo, tutte le cerve, le convengono dei Salmi, per la letteratura di tutti i tempi, ma chi ha scritto i Salmi veramente? Sì, si dice per convenzione il re Davide, probabilmente perché il re era scritto anche questa cosa, ma già i Salmi escono dall'idea di libro, letteratura, autore, diritti d'autore. Noi oggi viviamo una sorta di, la scuola purtroppo è una delle cause, una delle vittime, prima, e quindi una delle cause, un'idea di letteratura un po' ristretta. Cos'è la letteratura? Una biblioteca? I 10 libri più venduti secondo la Bibbia? I 10 libri più venduti secondo il Corriere della Sera? Cos'è la letteratura? Che fenomeno è? È una biblioteca dove mandiamo i ragazzi a scegliere i libri? Succede appunto che certe figure, tante di queste, ma potrei citare Shakespeare, Rimbaud, ma anche altri, si capisce che escono un po' da questa idea, come lo stesso, da questa idea un po' stretta di autore, libro, biblioteca. Perché cosa sono questi autori? Cosa sono diventati questi autori? Cosa hanno dimostrato di essere? Appunto, autori, che è la parola chiave a mio avviso. La letteratura è un luogo in cui si incontrano degli autori, cioè delle voci autorevoli. Per una buona parte della letteratura, quella che Averni si chiamava Gerusalemme, questa autorevolezza non stava in quello che noi chiameremmo lo scrittore, ma era lo sciamano, il pazzo, il re, il profeta, una voce autorevole. Quindi l'autore è ciò che fa la letteratura. Mia nonna, che non ha mai letto molti libri, anzi forse pochissimi, aveva alcuni suoi autori che erano autori orali.
Ora, perché parto da questo? Perché Dante è forse uno degli autori, pensate, Dante è sicuramente il più alto dei poeti, ma è stato anche il più popolare dei poeti, è il più popolare dei poeti, almeno in Italia, è forse il più mistico dei poeti, ma anche il più terreno dei poeti. Sono quegli autori che rompono un po' questo schema, ho citato qualcun altro, che ci obbligano in qualche modo a vedere la letteratura, proprio anche voi che lo insegnate, come un fenomeno un po' più vasto, un po' più problematico, un po' più magmatico che appena libri, quinta ora del giovedì, biblioteca, no? Ma come qualcosa che ha a che fare con l'autorevolezza di una voce. L'autorevolezza di una voce che si incontra mediante un libro, o può essere, come sappiamo, in poesia, mediante un'oralità, è una forma anche questa di letteratura, come è sempre stata, no? E che diventa una voce autorevole, viene riconosciuta come autorevole perché, come dice la parola stessa, Auge, l'autore viene da lì, ha lo strano potere di aumentare la nostra consapevolezza della vita. Per questo offriamo degli autori ai ragazzi a scuola, perché presumiamo, e l'esperienza spesso si insegna, che nella vita non bisogna sbagliare due cose, gli amici e gli autori. Cioè le persone, le voci autorevoli per la tua vita. E sappiamo bene, scusate l'inciso, ma ritorno sul seminato, che se gli autori non te li scegli, il potere te li impone. Perché non si vive senza autori. Ma te li puoi scegliere o te li prendi imposto dal mainstream o dal potere di varia natura. Per questo è molto importante la possibilità di incontrare autori, voci autorevoli, tra cui Dante. Ma appunto, Montale, parlo un altro poeta, lascio stare per un attimo il mio amico Mario, il mio maestro Mario Luzzi, che poi diceva, usava un'espressione molto bella su una sua puntata, diceva, è strano che quest'uomo, Dante, che non è un bel carattere, un uomo pieno di passioni, sappiamo anche, come dire, anche torbide per certe cose, sappiamo bene quello che dice, lo sappiamo dalla sua vita, però viene affidata una sorta di missione straordinaria, di cui lui stesso è consapevole, come sappiamo, perché è un po' scherzando, dice non sono quello, non sono quell'altro, non sono Paolo, non sono Enea, cioè, però sto facendo una cosa del genere lì, Dante chiarisce subito qual è il livello della sua scommessa, no? E Luzzi dice, ma un uomo così ha un sacco di difetti. E Montale invece, in un saggio molto bello, che scrive questo che Dante aveva un amante dantista, Irma Brandeis, che scrive un saggio su Dante molto bello, una donna straordinaria, che ritorna alla bufera, la donna con gli occhi, con le pupille, pupille lucenti sotto le palpebre. E Cristina Bardesso, un dantista, fa un saggio molto bello su Dante e Montale commenta, diciamo così, il testo della sua Irma e fa una donna legata ad alcune sette ebraiche sapienziali molto particolari, che probabilmente sono quelle che hanno aperto a Montale la via del Nobel. E Montale dedica un saggio molto bello a Dante, dove Montale conoscete tutti, poeta scettico, cioè, poeta della scelsi, o meglio della perplessità, no? Metafisico sicuramente, poeta che voi sapete ha una grande importanza la parola miracolo, che torna alla sua produzione varie volte, e Montale, poeta della scelsi, poeta della perplessità, dice io sono disposto a credere che Beatrice sia un miracolo. Dice una cosa molto precisa Montale, che mi ha sempre colpito per lucidità. Perché in tanti, come sapete, si mettono a dire che cos'è Beatrice, allegoria di qua, allegoria di là, mentre Beatrice, come dice Montale, e Montale si fida di Dante, è un miracolo, venuto da cielo in terra, miracolo mostrare, dice la vita nuova. E Montale dice, io ci sto a credere che Beatrice, invece di tutte le nostre lucubrazioni, sia quello che Montale, che Dante dice, un miracolo. Perché molto spesso, piccola parentesi ancora, si insegna Dante senza crederci a Dante, cioè senza fidarsi, no? Mentre Montale dice mi fido, Beatrice è un miracolo, è l'unica cosa che può definire questa presenza di questa donna, poi torneremo su questo. E questo poeta della scienza, Montale dice io sono disposto a credere un miracolo, dice però Dante, lo sentiamo da un lato molto vicino, è vero, cioè, anche questo centenario che è appena passato ha fatto vedere come Dante comunque è sentito vicino, non importa quanto conosciuto filologico, ma sentito vicino. Ma, dice, avverte Montale anche molto lontano. Perché, usa questa espressione molto interessante, dice, noi viviamo in un'epoca irrazionalistica
e soggettivistica. Irrazionalistica e soggettivistica. Ora, uno potrebbe dire perché la poesia non è una cosa irrazionale. No, la poesia non è una cosa irrazionale. Io farei fatica a dire tanto un uomo irrazionale. C'è un uso della ragione largo, probabilmente, c'è un uso della ragione aperto al mistero, c'è un uso della ragione più complesso, un certo razionalismo un po' stretto in cui siamo vissuti e viviamo. Montale c'è. Noi siamo troppo irrazionalisti per il vicino Dante, ma lui soffermerà sulla seconda cosa, siamo anche soggettivisti. E parto da qui, perché Montale riconosce che Dante fa una scommessa strana, che Dante dice, al di là delle ultime polemiche ormai finite intorno alla paternità della famosa lettera Cangrande, però Dante, voi sapete, quando gli viene chiesto tu perché hai scritto la commedia, in qualche modo risponde alla domanda come se fosse un'intervista, dice io ho scritto la commedia per trarre via gli uomini dall'infelicità. Che cazzo, insomma, un bello scopo, cioè, oggi se voi chiedeste a questi miei colleghi che scrivono un libro, perché hai scritto questo libro, se la cavano una scommessa minore. Invece Dante dice per trarre via gli uomini dall'infelicità, un po' come avrebbe detto Rimbaud, l'unico poeta che si è avvicinato a Dante 500 anni dopo, quando diceva io ho scritto la stagione dell'inferno giocando, la stagione dell'inferno giocandomi l'anima, non meno di questo. Cioè Dante presume che scrivendo la sua opera fa qualcosa di valido per tutti. Perché può dire una cosa del genere? Che è strana. È strana, però al tempo stesso è il motivo per cui guardiamo la letteratura. Perché la guardiamo? Se non per trovare qualcosa di valido anche per me. È vero che siamo soggettivisti, poi dirò qualcosa di più su questo, però è anche vero che l'arte ci interessa perché forse un uomo molto diverso da me, che non ha nulla in comune con me, che vive un'altra epoca, un'altra cultura, forse può dire qualcosa di vero anche per me. Quindi in qualche modo rompiamo la chiusura del soggettivismo. Per soggettivismo intendiamo questa chiusura, il fatto che quello che vale per me non vale per te. Quello che ammala molto la discussione di oggi, per lui dice, beh, la tua esperienza è quella, la mia esperienza è quest'altra, chiuso, fine discussione. Mentre invece Dante è uno che si fida del fatto che andando fino in fondo alla sua esperienza personale trova qualcosa di vero per tutti. Non è soggettivista, per usare la parola di Montale, in questo senso. Se Dante è uno che dice, bene, mi trovo in un casino, la selva, o il bosco di Cappuccetto Rosso, mi trovo in un rischio. In un rischio che non riguarda la salute, ma l'ultima salute. Cioè non riguarda il campare, la vita come durata, ma la vita come senso. Mi trovo in un rischio perché, come sapete, Dante cosa ha fatto? Il motivo per cui scrive la commedia, lo dice lui, non è inventato, lo dice la vita, no. Ha incontrato un miracolo e poi questo miracolo muore. E lo dice, cos'è la vita? Che cos'è questa cosa dove incontri Beatrice e poi Beatrice muore? È una selva, diventa una selva, diventa una cosa che non capisci più cosa sia. Si trova perso. E Dante in questa selva cosa fa? Cerca la verità della sua esistenza, va fino in fondo alle sue esperienze, attraverso che metodo? Potremmo dire che Dante si trova nella stessa condizione in cui si trova mia nonna, la stessa di prima che ha letto pochi libri, una bruna, che perse una figlia di 20 anni. Probabilmente che mia nonna si chiese che cos'è la vita se mi dà Marta e poi me la toglie. E mia nonna probabilmente voleva fare la stessa cosa che ha fatto Dante, un lungo viaggio, un lungo breve che sia, per arrivare in faccia a Dio e dire scusa, cos'è questa cosa? Cosa c'è nei tuoi occhi, Dio? Essere? C'è uno scherzo? Una burla? Niente? Perché cos'è che mi è successo veramente? E Dante fa questo viaggio, che avrebbe voluto fare anche mia nonna, nel metodo appunto che Montale capisce c'è un po' lontano. Perché Dante cosa fa? Vedete, la commedia che cos'è? È uno che rilegge tutte le sue esperienze, rigiudica tutte le sue esperienze. Che cos'è la commedia se non una sorta di grande catalogo di tutto ciò che Dante ha vissuto, letto, sentito, ascoltato, imparato per caso dai signori dove era in esilio, i libri che gli sono stati raccontati, che non ha neanche letto, o quelli che ha letto, le cose di gossip, tipo Paolo e Francesca, cioè le cose che ha vissuto, lui le giudica tutte.
perché per andare fino in fondo alla vita non si ritira in un ermo, non si chiude in una stanza, rigiudica tutta la sua esperienza, confidando appunto, a differenza dei non soggettivisti, che se tu vai in fondo alla tua esperienza trovi qualcosa di vero per tutto. Questa è la scommessa che muove Dante a fare questo viaggio fino, diciamo così, al senso dell'esistenza, si può dare il nome di Dio, si può dare il nome di questi tre cerchi climatici che vedremo alla fine, ma lo fa come? Guardando la propria esperienza, giudicando la propria esperienza, andando fino in fondo alla propria esperienza secondo le proprie categorie morali, spirituali, intellettuali, e giudica tutto, inferno, purgatorio, paradiso. Fa questo grande lavoro di giudizio alla propria esperienza. E qui, poi dopo diciamo un po' di Dante, incontriamo una delle parole chiave per leggere Dante, che è appunto la parola esperienza, che non a caso sono delle parole più usate, abusate e anche svuotate di senso, ormai anche gli alberghi vivendo l'esperienza invece che soggiorni, cioè la parola esperienza è diventata un modo in cui si cerca di dare sostanza alla vita. La parola esperienza ha, come forse sapete, dalla radice indoeuropea, la stessa radice della parola pericolo, questo per, questo attraversamento, questa cosa, no? Per cui l'esperienza vera non è quando hai provato qualcosa appena, perché quello te lo dimentichi. Più che un'esperienza, diciamo così, è una sensazione che poi nel tempo svanisce. La vera esperienza è quando appunto attraverso un pericolo, quando in qualche modo hai fatto un passo in più in quella avventura di rischio che iniziata nella selva ti fa trovare, come dice lui, un bene. È l'attraversamento del rischio che fa di una cosa un'esperienza, non basta averla provata, o meglio, il provarla e anche il giudicare che rischio stai correndo, se no non è un'esperienza. Questo fatto oggi, permettetemi, con i ragazzi è molto interessante come questione, perché oggi si parla sempre di esperienza nel senso delle sensazioni forti, quelle sono esperienze, ma non è detto. Anche le sensazioni forti molto spesso non lasciano nulla, se non sono l'attraversamento di un pericolo, cioè un passo in più di consapevolezza, no? Dante fa vedere chiaramente che per lui l'esperienza è un cammino, è un viaggio, è un passo in più fuori dal rischio, attraversando il rischio. Per questo sono esperienze. Ed è il motivo anche per cui, per tornare al discorso iniziale, se uno non si sente a rischio, cosa se ne fa delle voci autorevoli? Uno dei motivi per cui i ragazzi stanno lontani dalla letteratura, gli altri tanti motivi, se volete, commerciali, mercantili, sono cose secondarie secondo me, è che non incontrando adulti che si sentono a rischio e che quindi vivono la letteratura come voce per il mio rischio, cosa ne frega di leggere Leopardi? Per essere dei buoni cittadini? Per essere dei bravi italiani? Non è un motivo sufficiente. Una voce autorevole ti interessa se ti senti a rischio, se concepisci la tua vita come rischio. Se concepisci la tua vita come rischio, allora ti attacchi a Dante, a Dostoevskij, a Leopardi, perché possono essere voci autorevoli che ti fanno camminare nel rischio. Se l'unico rischio che senti è la pensione o la faccia su Facebook, non te ne fa niente di questi autori. Se non perché hai qualche passione particolare, un po' malata, diciamo così, per cui ci colleghiamo alla letteratura e colleghiamo il bridge. E allora è lo stesso, ma non è lo stesso. L'arte ha sempre vissuto negli uomini che sentono la vita come rischio. Se non sentiamo più la vita come rischio, siamo a stare Pascal, sono proprio queste cose che ha detto qualcuno, l'ha detto. Se non senti più la vita come rischio, è chiaro che gli autori non ti interessano più. La mia nonna, se non la di prima, che non ha letto molti libri, però la domenica andava sempre a sentire Don Lucio, dico che è uno dei suoi autori, perché sentiva la sua vita come rischio. Perché avendo perso una figlia, eccetera, eccetera, sapeva che la sua vita poteva essere a rischio di insensatezza, di vuoto. Ma se uno non sente questo come rischio, se l'unico rischio che abbiamo è il conto in banca e la pagina Facebook, di Dante non pensa nulla. La diminuzione del sentimento del rischio fa diminuire l'attenzione agli autori, non chissà qual altro motivo. Dante fa questo viaggio, infatti Dante, come sappiamo, cosa fa? Si affida all'autore, al regime. Questo viaggio nel rischio non lo faccio da solo, ma lo faccio fidandomi agli autori. Appena li conosco, provo, vedrete, no? Mi attacco lì perché è il regime.
certamente questo c'è anche il motivo letterario, c'è il fatto, come sapete, probabilmente Dante aveva scritto l'inizio della commedia proprio come imitazione, quasi Virgilio, parla come Orfeo, come sette canti, sono per fare cose troppo filologiche, esperti che sanno queste cose, e poi soprattutto Dante cambia, proprio svolta completamente, fa un'altra cosa buona. Addirittura ricorderete le polemiche per cui Giovanni Virgilio, un grande professore di Bologna, diceva a Dante: se vuoi fare un'opera importante fammi in latino. Lui dice: no, mi faccio in volgare, la lingua dei miei genitanti, dice, dei miei genitori, cioè faccio un'altra cosa, creo una lingua, meglio, ti mostro che la lingua, la volgare dei miei genitori, è capace di fare una cosa per Virgilio. La sfida alza al massimo livello, che appunto Dante non aveva un buon carattere e voleva solo sfide assolute, no? Quindi cambia la strada. Ma lui si attacca a Virgilio, per primo dimostra questo fatto, che è un autore che attacca per quello, perché sei nella serva, non perché ti interessa Virgilio o ti interessa la letteratura. Detto questo, che però secondo me è determinante nel valutare cosa vuol dire incontrarmi nella commedia, perché altrimenti nella commedia è un poemone medievale, io tutte le volte che vado in alcune scuole a parlare, mi diverto, provo a chiedere ai ragazzi se gli hanno mai detto perché Dante ha scritto la commedia, e i ragazzi non sanno quasi mai, o meglio dico, sai, un poema morale medievale, un poema politico medievale, ma no, Dante ha scritto perché ha perso Beatrice, ma non è quello che lo dice lui. Nella Vita Nova, che non si può leggere, non si può saltare per leggere la commedia in qualche modo, lui lo dice chiaramente: ho incontrato una ragazza che come un miracolo in cui questa muore, e allora mi sento perso, si attacca di qua, la filosofia, le cose, mi sento una donna sempre. Per questo Dante scrive la commedia, se no non l'avrebbe scritta. Noi sappiamo che lascia lì altre opere che stava facendo Dante, diciamo così, non aveva bisogno di scrivere la commedia per essere un letterato importante della propria epoca, ma gli succede qualcosa. Un trauma, noi artisti lo sappiamo, si è artisti perché si attraverso un trauma. Poi un trauma può essere bello, brutto, feroce, ma quello che noi chiamiamo ispirazione, parola semplice per dire che prendi il respiro da altro, è sempre un trauma. Poi può essere un trauma che vede un albero nella pianura, può essere un trauma la perdita di una persona, però è sempre una rottura dell'ordine, non è appena decido di. Nessun poeta dice adesso faccio un'opera che ho deciso di fare, deve succedere qualcosa. E in Dante è evidente che è successo qualcosa. E nel fare questo viaggio, questa strana rigiudicata la propria esperienza, Dante, come sapete, incontra tante figure. La commedia è interessante se la si guarda così, perché ogni figura permette, come sapete, un sacco di questioni, di vedere un sacco di questioni esistenziali, vitali, politiche, cioè Dante si dà proprio una grande parte, che è meraviglioso il fatto che per noi italiani Dante dovrebbe immaginare da di là, lo immagina come l'Italia, per cui l'inferno è purgatorio, finiremo tutti, ci troveremo a casa più o meno, perché gli avvallamenti, gli scoscendimenti, le valli sono l'Italia, descritta da lui, no? Però di fatto lui fa questo viaggio qui, porta a giudizio tutto quello che lui ha conosciuto e ha vissuto. E ci sono alcuni episodi molto belli, io voglio solo citare anche due che tutti conosciamo, più per mostrare, per poco che posso, cosa vuol dire una lettura di questi testi, anche scrollata da una certa bibliografia assoluta, un po' soffocante. Ad esempio, il famoso episodio di Paolo Francesco, no? Fui colpito un tempo fa dalla conferenza che fece insieme a un importante professore dentista dell'Università di Princeton, che si chiama Bob Hollander, il quale, commentando questo testo, che tutti più o meno conosciamo, famoso, Padre Francesco, eccetera, mi tirò fuori una cosa che mi colpì, che vi dico tra poco. Intanto, qui lo dico da romagnolo, permettetemi, Paolo Francesco, la storia di casa nostra, come sapete, Francesca era la famiglia di Polenta, che poi, eccetera, eccetera, non sto a dire cose di note. Probabilmente Dante conobbe questo episodio o dal fratello che aveva combattuto con lui a Campaldino, o comunque girando nelle corti, era un gossip abbastanza noto, questa vicenda tragica della morte di Francesco e di Paolo. Di fatto però lo mette in scena questi due ragazzi, che sono due ragazzi, sì, per lui poi furono importanti per la famiglia che lo ospitò a Ravenna, però diciamo così,
erano una notizia che la Nazione avrebbe messo a pagina 5. Lui e lei, sorpresi dal marito, tragedia, punto. Dante cosa fa? Fa quello che fanno i grandi poeti, quando sono capaci di farlo. Prende una cosetta minima, diciamo così, e questi due ragazzi diventano, non so, importanti come Enea e Didone, o come Giulietta e Romeo di Sicilia, cioè diventano i due amanti mondiali, universali. La poesia, quando vede che c'è una questione rilevante, anche di un fatto piccolo, trova l'universale, no? E qual è l'universale in questa vicenda? A mio avviso, questa è la mia, di Bob Holland, dell'idea, non è solo la mia. Perché uno dice, ma sai, la passione? Ovvio. Altri, come sapete, non sto a ripetere le cose note, sono nell'antinferno, diciamo, non sono proprio postuliti nel peggiore della parte dell'inferno, perché Dante, come tutti i cristiani veramente cattolici, tomisti, eccetera, sapeva che i peccati, diciamo così, di esagerazione sono meno gravi dei peccati di giudizio, no? C'è un famoso episodio che ho raccontato un'altra volta, che trovate nel libro di una bellissima studiosa medievale che si chiama Régine Pernon, che in un libro sui trovatori medievali racconta un episodio che era noto allora, dove racconta che un cavaliere incontra un altro cavaliere che sta scappando a cavallo con una ragazza, e il primo cavaliere chiede al secondo, ma cosa fai? Dice, sai, perché questa ragazza è una monaca, e dice, sai, scappo con la monaca, dice, ma mi sono innamorato della monaca, e scappo con la monaca, e che il primo cavaliere dice, ma come scappo con la monaca, c'è proprio la passione, è difficile dominare la passione, come Dante sapeva benissimo. E poi il primo cavaliere chiede al secondo, ma adesso che scappi con la monaca, come fai a vivere? Cioè, come fai a mantenere in te la monaca, eccetera? E il secondo gli risponde, ma pensavo di prestare un po' di soldi a usura. È che il primo cavaliere scende a cavallo e lo mena. Perché per la mentalità medievale, diciamo così, non solo medievale, perché poi è una verità ancora attuale a mio avviso, il peccato di passione era molto meno grave del peccato di usura, cioè dell'usare il tempo che hai di Dio per arricchirti tu. Noi viviamo un'epoca in cui ci scandalizziamo se il primo ministro ha uscito una scappatella con la segretaria, se invece un grande banchiere usuraio, lo riveriamo tutti molto. Le epoche cambiano stranamente, non so se è meglio o peggio in questo senso. Però Dante sapeva benissimo che la passione è un tema, certo, è un grande peccato, certo. Devo dire che chi legge la commedia trova in paradiso delle gentili signore che in confronto con Francesca impallidisce, e quindi c'è qualcosa che non torna, non può essere solo una passione. Tant'è vero che, come ricorderete, Dante stesso sviene alla fine di quella scena, tanto la sua partecipazione, sa benissimo che di fronte a certe forze non sono dominabili di tanto. Lui stesso sviene sapendo di cosa si tratta. E allora giustamente Holland, io mi leggo a lui, dice, in quella strana scena ricorderete che ci sono lui, lei e un libro. Un libro che, come sapete, ha una funzione secondaria, la scena è trascinata dalla lettura del libro. E quel libro, come sappiamo, è un libro di letteratura che Dante considerava banale, intrattenimento, no? Un po' da TV della domenica pomeriggio. Allora forse Dante mi sta dicendo qualcos'altro. Non solo che la passione è un problema che tutti dobbiamo affrontare, bisogna stare attenti a non esagerare, diciamo così, ma questo è ovvio. Il problema è un altro. Diciamo in maniera un po' veloce per capirci. Se tu pensi di imparare cos'è l'amore guardando uomini e donne, vai all'inferno. Cioè, se tu pensi di imparare cos'è l'amore facendoti guidare da una letteratura della banalità, vai all'inferno. È ovvio. Perché è il libro che è sbagliato. C'è quel libro lì, il bello della... Perché, scusate, un poeta che deve mettere in una scena comunque importante del suo poema un oggetto terzo tra due amanti, non è che se non ci metto una lampada, appunto, così come una pianta, un libro uguale. No, se ci metto un libro ha un certo valore. Ed è un libro su cui Dante ha chiaro il giudizio. Ed è un libro che conduce questi amanti alla rovina. Insisto, noi gli amanti, e anche peggio gli amanti, ne incontriamo anche in paradiso, quindi evidentemente non è quel il problema principale.
E se uno rilegge quella scena in quel modo, che sono alcune cose straordinarie, come soffermarmi, c'è questo Paolo che non parla mai, no? Parla solo lei. Qualcuno ha scritto anche tante cose, questo protofemminismo di Dante, quello che sia. Di fatto Paolo è un mammalugo d'amore, come chiamavano gli arabi, letteratura araba, che in parte Dante conosceva per l'altra estero, dove l'innamorato, tanti poemi arabi, mondo islamico, è uno che ha aperto, è mammaluchito, parola che viene dall'arabo, mammaluco, perché ha completamente perso la ragione, cioè, non capisce più nulla, non dice nulla, cioè è andato, lui è andato completamente, lei è ancora nella coppia, quella che ancora ha un barlume di, e racconta la storia. Ma insomma, mi interessava notare un episodio del genere, se uno legge veramente, c'è molto da scoprire. Che era la solita cosa banale, Dante ce l'ha con la passione, perché, a parte che Dante, come sappiamo, era uno, pensate che era diventato famoso a Firenze perché ha fatto l'elenco delle 30 donne più belle, scatenando ovviamente tra le 31esime e 32esime una certa ira. Però, e poi sappiamo, era tutta poesia d'amore, quella dantesca, cavalcantiana, cioè la grande poesia è poesia d'amore. Perché Dante, e non lo capiremo, lo vediamo come l'esito di una grande storia che lui ha alle spalle, che è la storia dei trovatori, poi della scuola siciliana, poi dello stile nuovo, dove il grande tema cos'era? Era l'amore. Ma l'amore, come sempre, avviene stranamente in queste poesie, per donne lontane, donne di altri. Perché molto spesso, non ricordo la mia bene amata, per così dire, la professoressa Rossi, ci spiegava questi poeti come se fossero tutti spiegati, cioè tutti innamorati di donne, sposate. Non spiegandoci la professoressa Rossi, la questione fondamentale che questi poeti avevano preso dai teologi del tempo, Guglielmo Altieri, Abelardo, per San Bernardo, che tornerà alla fine tra poco, la grande discussione che i teologi avevano, di cosa voleva dire conoscere Dio, che è un oggetto che non puoi possedere, come fai a conoscere una cosa che non possiedi? Si chiedevano questi teologi. Ed erano arrivati alla risposta amandolo. Amando una cosa che non possiedi, ti santifichi. Dicevano questi teologi, che in molti casi sono anche capi di grandi ordini religiosi. Quindi invitavano ad amare Dio, che è un oggetto che non sta nella tua testa. Non lo ami perché lo conosci, non lo ami perché lo possiedi, non lo ami perché lo sai. Lo ami senza conoscerlo, o meglio, senza possederlo con la tua conoscenza. La conoscenza sta esattamente in questa sproporzione, e se accetti questa dinamica ti mobiliti. I poeti hanno detto, bella questa faccenda. Che cos'è l'oggetto che somiglia di più a un Dio che non conosci? La donna d'altri, la donna lontana. E allora cominciano a fare questa letteratura in cui l'uomo si ingentilisce, diventa nobile, dimostra la sua nobiltà, amando una cosa che non ha, amando una cosa che non possiede. Guardate, è un passaggio culturale fondamentale nella storia europea, perché vuol dire che la nobiltà di un uomo non risiede più nel sangue e nel possesso, nel potere, nella ricchezza. Ma la nobiltà è un sentimento interiore, questo è quello che questi poeti hanno portato nella cultura occidentale, è un sentimento interiore che dipende dal fatto che sei in grado di amare una cosa che non possiedi. Cioè la differenza tra possesso e amore, cosa abbastanza attuale, abbastanza, un filo proprio. E questi poeti, di cui Dante e l'altro, si sono messo a tema questo. Dante, non a caso, ama una donna che non possederà mai, che addirittura nell'assolutamente altrove della morte. E così si mobilita, mostra la sua nobiltà, perché anche una donna che ti porti a letto tutta la vita non è la tua. Se confondi l'amore con il possesso, la tua nobiltà la fa sfottere, e viceversa al contrario. Ora, Dante, nel portare queste questioni al massimo dello sviluppo, non a caso chiama Wittgenstein mio padre, ma dice anche le mie penne, il famoso dialogo, sono più strette di quelle dello stile nuovo, cioè io faccio un volo più alto ancora. Ma insomma, per tornare strettamente più al testo, come sono gli episodi in cui tu vedi questa cosa, c'è il bellissimo scambio con Brunetto Latini, no? Brunetto Latini che è forse il patrono della nostra epoca, del
saranno famosi, no? Avete presente quella scena quasi trottesca in cui un momento latinissimo è all'inferno, ma si volta ancora e dice mi raccomando parla di me, e poi tanto lo raffigura come quelli che scappano via con Trampo Verde di Verona in modo quasi grottesco, però dice tu sei mio padre, la cara buona immagine paterna, che mi insegnasti come l'uomo s'eterna. E Brunetto Latini dice, certo, tu avrai fama eterna per le tue opere. E Dante dice, no, io faccio una chiosa, come la mia donna intende, una donna intende a questo fatto, perché Dante sa benissimo che l'eternità è una cosa, la fama è un'altra. La fama, i medievali la chiamavano scimmia dell'eternità. Dante non interessa la fama, interessa l'eterno. Per questo dice Brunetto Latini, sei la mia cara buona immagine paterna, ma non ti seguo. Cioè, lì c'è uno scontro meraviglioso. Se avete tempo di leggere quel testo, quel canto del XV, se non sbaglio, vedete che c'è proprio tutta una coreografia del corpo, c'è Dante che è in alto, che però si abbassa per parlare al suo maestro, è uno dei pochi canti in cui Dante viene riconosciuto, quindi c'è tutto un clima sentimentale fortissimo quel canto lì, dove appunto va in scena la differenza tra un uomo che sta cercando l'eterno, non più la fama, e si distanzia dal suo maestro per questo motivo. Ma sono uno dei tanti esempi che si potrebbero fare. Non a caso, adesso citavo questa cosa plastica della commedia, non solo l'inferno, ma anche il Purgatorio e il Paradiso si può leggere come una grande danza. Io sono uno dei fautori del fatto che la poesia ha come arte di sorella la danza. Non solo storicamente è vero, io ho fatto un libro su queste cose, e effettivamente fa effetto vedere quanto fisico ci sia nella poesia autenticamente, quanto movimento delle parole, quanto ritmo. Quando Dante dice che la poesia sono parole per legame mosaico armonizzate, ti sta dicendo un ritmo che lega le parole. Pensate a questa concatenazione che ha inventato la Cristina, questo straordinario qualche ingegno narrativo e lirico al tempo stesso, ed è una danza, che torna molto spesso anche nella commedia. Ma insomma, questa presenza del fisico, del corporeo, del movimento, non è un caso che Michelangelo adorava Dante e che Modigliani si portava sempre di una commedia in tasca. Le grandi artisti hanno sempre avuto un'ammirazione straordinaria per Dante, come maestro proprio del movimento, della composizione, no? Tutte le arti sono arti di composizione, no? È il motivo per cui l'arte, dico spesso, è il contrario della morte. La morte è composizione, l'arte è composizione. Per questo anche l'opera d'arte che parla delle cose più triste ti fa benevole di vivere lo stesso, perché ti comunicano la composizione, no? Diceva anche De Sanctis di Leopardi. Anche se parla di cose tristissime ti fa benevole di vivere. Perché? Perché non conta l'argomento, meglio, non conta solo l'argomento. La forza compositiva dell'arte ti comunica vita. Io, l'ho anche scritto in un saggio, quando leggo la Divina Commedia non riesco a stare fermo. Devo alzare, fumare, telefonare, fare altre cose, metto addosso un movimento che non si riesce a fare fermo, perché ti comunica la sua forza di composizione, di unione, no? Ora, per tornare al testo, un altro dei punti che a me colpisce, che può essere interessante leggere in un certo modo, è quando, questo è un episodio noto, quando Dante incontra Ulisse, adesso sono stato ritratto da poco nella figura di Diomede, un artista che ha fatto. Per fortuna, di me di più simpatico di Ulisse. Comunque, Dante contro Ulisse e la famosa storia, la parola di Ercole, eccetera, eccetera. E molto spesso si banalizza un po' la cosa e dice, certo, Dante è un vecchio bigotto medievale che ce l'ha con l'ansia della conoscenza dell'uomo moderno, quindi ovviamente condanna Ulisse. Molto spesso viene spiegato così, al che uno dice, però sei così, o Dante è uno schizofrenico, o non va d'accordo con se stesso, oppure non è letto il canto. Perché in quel canto, evidentemente, la condanna di Ulisse non è perché ama la conoscenza, anzi, semmai questo è un motivo di simpatia di Dante, che tra l'altro è l'unico autore che rispetto a quanto lui sapeva di Ulisse, non aveva detto l'Odissea, non era stato tradotto ancora, ma aveva avuto notizie di Ulisse da altre opere. Dante è l'unico autore che mette addosso a Ulisse quest'ansia della conoscenza. Ulisse era solitamente ritratto come un personaggio della mitologia dove le sue caratteristiche erano, come sapete, l'astuzia, un combattente sicuramente, ma era uno, diciamo, che era uno estroso a trovare le soluzioni, cavallo di Troia, eccetera.
ma l'ansia della conoscenza è una cosa che gli mette addosso tanto, l'ardore della conoscenza. Quindi gliela mette addosso per condannarla? Strano. E poi soprattutto sono ricercato, intanto vede che Ulisse, vi ricordate, è tra i consiglieri fraudolenti. Dante non è che mette i personaggi a caso. Sono tra i consigli fraudolenti, la sua colpa è di aver dato un consiglio fraudolento, non di essere amante della conoscenza. Infatti in quell'episodio è evidente che Ulisse ama andare oltre il cuore d'Ercole e Dante è uno che sta andando ben oltre il cuore d'Ercole. Il viaggio che Dante sta facendo è ben oltre il cuore d'Ercole. Lui lo dichiara continuamente, che si troverà a avere a che fare con cose che nemmeno si riescono a dire, con cose che hanno a che fare con il mistero dell'esistenza e che lui non riuscirà a dire. Per i poeti è straordinario vedere che la commedia finisce in un balbettio da bambini. Bisogna tornare come bambini. Cioè alla fine la commedia è un uomo che non sa più come dire quello che ha visto. Quindi lui sta andando ben oltre. Volete che ce l'abbia con uno che vuole andare oltre quello che ha detto? È strano. Sente la schizofrenia. E infatti Dante condanna Ulisse come si vede nella scena. Perché Ulisse cosa fa? Dice andiamo oltre il corone d'Ercole, come si fa ad andare oltre il corone d'Ercole? Venite con me sulla mia piccola barca, frega i suoi compagni, dà un consiglio fraudolento ai suoi compagni. Dante potrebbe, Ulisse in questo caso potremmo dire è come il principe dei pubblicitari, gli dicono vuoi la felicità? Compra Vodafone, consiglio fraudolento. Vuoi il benessere? Compra questa crema, non basta. Ulisse fa un errore di metodo. Nel suo consiglio fraudolento, ci sono anche spie linguistiche su questo, non voglio annoiare, sono bellissimi saggi sulla ricorrenza della parola volo, ali, reni, non in Dante, che tornano a caso che nel finale della commedia del suo volo, dove Dante fa capire di essere un Ulisse che fa il vero volo, che fa il folle volo ma col metodo giusto, perché mentre Ulisse dice ai suoi compagni, ed è lì la fregatura del consiglio fraudolento, la nostra piccola barca può bastare per fare questo viaggio tra nove decole, Dante non fa il viaggio sulla sua piccola barca, si fida di Virgilio, sa che senza la grazia di Beatrice, Lucia e della Madonna non ce la può fare, cioè è un altro metodo, non punta sulle sue forze, quello è il consiglio fraudolento che dà Ulisse. Per quello c'è il naufragio, tra l'altro se notate, se andate a leggere il canto, è straordinario come il naufragio viene in un verso, basta un verso e cambia tutto, no? Cambia tutto, c'è tutto questo criterio all'inizio del consiglio, con qui cose bellissime, quei versi meravigliosi fatti con forse Dio come brutti, ma per seguire tutte conoscenze, no? Che è un gioiello, perché i poeti grandi come Dante fanno così, ci regalano dei gioielli, che poi ci teniamo in tasca e magari li usiamo in certe occasioni particolari, come per esempio Guareschi e Primo Levi usarono quei versi nei laghi per dire fatti con forse Dio come brutti, in un posto dove la brutalità sembrava essere l'unica legge possibile. Quindi i poeti ci danno queste pietre, questi gioielli, no? E molto spesso lì per lì sembra che non serva niente, poi se te li ricordi, te li tieni in tasca, ci sono delle situazioni della vita che ti illuminano. Io una volta andai a trovare mia madre molto malata in ospedale e devo dire che immaginativamente trasferire dalla tasca un verso che ha sempre colpito di Mario Luzzi che dice a mia madre, mia eterna Margherita. Mia madre, mia eterna Margherita, molto più che quella signora anziana che vedevo. Ora i versi sono questi, e questo fatto non fosse è una cosa del genere, cioè una cosa che dice, cavolo, cioè, mi hai dato un regalo enorme. È il motivo per cui bisogna ringraziare i poeti, non nessun altro motivo, ci fanno questi piccoli regali, grandi regali di gioielli che ci possono servire. Quindi Ulisse, evidentemente, Dante non lo condanna per l'ardore della conoscenza, perché Dante non c'ha nulla contro l'ardore della conoscenza, è animato lui da un ardore di conoscenza ancora maggiore. È il metodo che è fraudolento, è il consiglio che è fraudolento. E poi, per la fine, perché non voglio annoiare, magari se c'è qualche domanda, finiamo con una piccola conversazione. C'è il punto che voglio leggere, lo faccio sempre, lo faccio anche stavolta, mi perdonerete anche se... tornate sulle colonne d'Ercole, perché voglio leggere una poesuola che ho scritto anche per questo suggerimento delle colonne d'Ercole. Le colonne d'Ercole, per un poeta, per un uomo vivo, diciamo così, non sono solamente
alla fine dei territori conosciuti della chimica o della fisica o della geografia. Se sei vivo, le prove dentro le vedi ovunque, le vedi negli occhi dei tuoi figli, cioè tutto ciò che sai che pone un confine che non puoi valicare, pone un confine che tu non supererai mai, che non ti è dato superare perché c'è un mistero che ti resiste, c'è un enigma che non è risolvibile, no? Questo molto spesso lo vedi negli occhi delle persone che ami, che conosci benissimo, no? Lo vedi, allora ho scritto questa cosa che vi leggo così anche per dare un attimo di respiro. Dice così: colonne verdole nei tuoi occhi, amore, sul delicato battito del polso, e per aria sospese nello spazio in cui ti volti e lo abiti e disabiti e mi perdo, segni invalicabili del silenzio nel tuo silenzio, e sulla fuga degli alberi dal treno colonne d'ercole ovunque, per l'uomo che ama e sempre più esperto trema, trema, un'aria bambinesca non gli scema da addosso, lui le indica quasi, le accarezza nel cielo e le supererà senza accorgersene, seguendo i tuoi passi fischiettando, sommesso e mormorando ovunque, amore guardami, guardami adesso. Ma veniamo al punto che mi interessava di più e su cui mi sono sempre fermato, perché è uno dei punti a mio avviso più alti, non lo dico solo io ovviamente, della commedia, e che vi leggerò e che vi commenterò brevemente, scusandomi in anticipo se lacrimerò, perché io non riesco a non leggere questa cosa senza lacrimare, poi ho imparato a lacrimare continuando a parlare, per cui spero di non fermare. Ma è il punto quando Dante arriva alla fine, e non a caso, alla fine, all'inizio della fine, che è sempre il 30° canto, ricompare questo San Bernardo, uno di quei teologi che c'è la vita, e fa la famosa preghiera alla Vergine, un testo meraviglioso, talmente forte che voi ricorderete forse che sono amico di Roberto Benigni, ha usato un mio commento proprio alla prima versione del suo spettacolo, quando gli ho chiesto: ma Roberto, quando è che hai deciso di fare Dante in giro? Sapete che ha fatto Dante nelle piazze? E qualcuno si ricorderà di una puntata di Sanremo, dove c'era Roberto che casseggiava con Pippo Baudo sul palco, facendo cose che abbastanza banali, scurrili e stupide, poi a un certo punto si è piazzato e ha detto la prima versione. Forse qualcuno ha visto questa scena. E il teatro Ariston, che a Sanremo non è proprio popolato da letterati, gente fine, colta, cioè, ha risposto alzandosi tutti in piedi con un applauso fortissimo. E lui ha detto: io ho deciso di portare Dante nelle piazze, perché vedendo questa reazione di gente, appunto, non acculturata, che proprio di fronte a questa prova di Dante, una reazione di questo modo, questo sta parlando a tutti. No? E questo testo, infatti, è straordinario. È sicuramente uno dei punti più alti da così tutti i tempi, compare questo San Bernardo, uno di quei teologi che siamo prima, che alza una preghiera per Dante. Qui voi sapete che Dante durante la commedia alza varie volte degli appelli alle muse, ad Apollo. A un certo punto, pensate, uno dei più grandi poeti cristiani dice alle muse: vostro sono le muse, alla figura mitologica, vostro sono. E poi si rivolge ad Apollo, con la libertà che avevano questi grandi poeti cristiani medievali, o avrà anche Michelangelo, come sapete, del Giudizio Universale, e tra anche la Sibilla, perché non sentivano distanza, no? O meglio, non vedevano distanza tra la grande sapienza antica e quello che il cristianesimo aveva trovato, aveva rinnovato. No? E anche Dante si rivolge ad Apollo, è bellissimo il saggio di Curzius sulla letteratura europea, che Curzius, un grande studioso di queste cose, dice: fa un po' effetto vedere uno nel 300 cristiano, dice: alle muse vostro sono, oppure dice: ad Apollo aiutami, no? Potrebbe sembrare quasi una bestemmia, questo se ne frega Dante libro. E però quando arriva alla fine sa che non basta con le muse, non basta l'Apollo, bisogna, diciamo così, calare la briscola, la grande vocazione, chiama San Bernardo in scena. San Bernardo era un famoso pregatore, c'era scritto di preghiera alla Vergine, molto famoso per il tempo, e quindi mette in scena San Bernardo. Io voglio leggere e commentare molto brevemente questo testo, che meriterebbe molto di più sia come commentatore che il tempo, solo per farvi notare alcune cose, che sono come un po' anche a sintesi delle cose che ho provato io fino adesso. Intanto questo inizio meraviglioso: Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile, alta, più di creatura, termine fisso dell'eterno consiglio. Questa cosa, Vergine madre, figlio del tuo figlio, ovviamente c'è una verità teologica, come cristiano, Maria è madre e figlia contemporaneamente. Pensate che mi è capitato di commentare questo testo, non so per raccontarlo, ma
abitato in Turchia l'ottobre scorso, a Smirne, poi vicino Corinto, c'è la casa dove Maria ha vissuto dopo la morte di Gesù, che è una cosa che uno non ci pensa mai, diciamo, questo è un professore di cazzo faccia, dove sta facendo di Gesù. E mi hanno chiamato in quella casa a commentare questo testo, quindi pensate l'emozione di quel giorno. Comunque, Vergine Madre, figlio di tuo figlio, questa certo è una verità teologica, ma un poeta sa benissimo che dentro c'è anche una verità esistenziale. Cioè, vedo parecchie signore che pensavano, forse qualcuno di voi dei figli, è vero che una madre rinasce anche dai suoi figli, che in qualche modo il tempo in questa esperienza strana della paternità o della maternità si rivolta in modo strano, che sicuramente nel rapporto padre-figlio, madre-figlia, il tempo come pura durata va in crisi, entrano in gioco altre cose, non è solamente la durata il tempo, ne parlavamo stamattina con i ragazzi. L'esperienza del tempo per un uomo non è il cronometro, entrano in gioco altri fattori emotivi, esistenziali, affettivi, per cui una giornata dura un sacco, una giornata dura poco, perché è il senso delle cose che dà il tempo non esiste in sé, no? Sant'Agostino diceva, Persone diceva, Pirandello, cioè il tempo è un'esperienza del significato e molto spesso l'affetto è dà significato al tempo. Se dicevo oggi un po' brutalmente stamattina ai ragazzi, lo posso chiedere a voi, se chi di voi ha dei figli, se ti dicessero preferisci 5 anni di vita tu o 5 mesi tuo figlio? Non è che uno dice 5 anni vale più di 5 mesi, la durata non è più un valore assoluto, come ci vogliono far credere. E oggi viviamo nella dittatura della durata, salute, durata. Ma l'uomo, la vita di un uomo non vale per quanto dura. So, dovremmo decidere che avete un ottantenne, vale più della mia amica di 17 anni che è morta l'altro giorno. Non c'è più. E in questa cosa di vedere se madre e figlio tuo figlio va in crisi completamente il tempo. Tant'è vero che Michelangelo, quando scolpì la famosa Pietà, che tutti conoscete, quella che c'è a destra, in San Pietro quando si entra, fu commissionato dal cardinale francese. E quando scoperse la statua, ci fu un momento di sbigottimento, anche di disagio, perché se avete in mente quell'immagine, è una ragazza di 16 anni che tiene in braccio la tuta. C'è uno scrittore, perché Michelangelo vuole raffigurare la Maria ragazza, ma nell'atto più forte della sua paternità, cioè la pietà, il figlio morto. E quando il cardinale francese dice c'è qualcosa che non torna qui, Michelangelo rispose, ma il poeta dice, Vergine Madre, figlia del tuo figlio. Si rifece esattamente alla tua università. È un verso straordinario, dove non c'è appena la sola grande verità teologica, ma c'è un'idea del tempo che cambia tutto, che ci indica che cos'è il tempo umanamente vissuto, che non è solamente un cronometro. Poi certo per un cristiano l'incarnazione cambia il senso del tempo, della storia, ma anche se uno è cristiano capisce che il tempo non è una pura durata, una pura progressione, non è solo questo. Poi c'è questo verso bellissimo, termine fisso d'eterno consiglio, no? Che è un verso che spesso si salta, ma invece è centrale, perché cos'è il termine fisso? Parola termine è molto bella, perché indica sia una parola, termine, nome, ma anche il bordo, no? E termine fisso d'eterno consiglio indica, è un epiteto dato alla Madonna, quindi tu sei il termine eterno consiglio, perché eterno consiglio cos'è? Eterno consiglio è Dio. È Dio che pensa, diciamo così, l'eterno consigliarsi, pensare di Dio, no? Questo, come dire, questo grande mumble di Dio che pensa da sempre. E se Dio è padre, Dante lo era, a cosa pensa un padre? Anche se non ci pensa, pensa al bene dei suoi figli. Io penso che chiunque di voi, se interrompesso anche mentre sei lì che fai, che stai mettendo i dati dell'ennesimo modulo burocratico che la scuola ti chiede di riempire e ti dicesso ma tu mentre fai questa minchiata a cosa pensi veramente? Uno dice sì, ho tanti pensieri, muto le cose, ma in fondo cosa pensi? Bene, i figli se ci piace, cerchi di fare in modo che stiano bene, questo pensi. E Dante dice tu Madonna, tu Maria, sei il termine fisso di questo pensiero che Dio aveva, che Dio ha sempre avuto eterno. Perché? Ed è interessante questo aggettivo fisso. Perché è come se
facendola breve, è come se Dante dicesse: tu sei la ragazza a cui Dio ha sempre pensato, come un innamorato che si fissa su una ragazza. Perché il Dio dei cristiani, che pensa al bene dei suoi figli, sa che il bene dei suoi figli è amare Lui, cioè avere, sapere che c'è Dio e riconoscere che c'è un bene, un destino buono per la vita. E solo che, come tutti i padri, sai che non ti puoi far amare per forza. L'amore obbligatorio non è amore. E quindi come faccio a farmi amare dai miei figli? Come faccio a farmi amare liberamente dai miei figli? E allora si fissa su di lei, su una ragazza. Se lei mi dice di sì, può iniziare una storia libera d'amore tra Dio e i suoi figli. Non una storia di sottomissione, ma una storia d'amore libero. Però bisogna che una mi dica di sì. Bisogna che Maria mi dica di sì. Pensate la grandezza, l'intuizione, sento questo bisogno. È come se Dio si fosse fissato, come innamorato. Dice lei, devo chiedere. E infatti succede, e se ci pensate, dal sì della donna, la ragazza, dipende la storia d'amore libero con tutti i casini, con tutto, d'amore libero tra gli uomini e Dio. È una grande, pensate quanta roba c'è in questo verso, sono facendo su. Poi il testo va avanti, come sapete, tu sei colei che l'umana natura nobilità si sia il suo fattore, non disdegnò di farsi sua fattura, nel ventre tuo si accese l'amore, anche qui. Nel ventre, non nel seno, nel ventre. Nel ventre tuo si era acceso l'amore, per lo cui caldo, nell'eterna pace, così è germinato questo fiore, il fiore del paradiso. Dante mi dice che il paradiso è un fiore nato nel ventre di una donna. Immagine di un realismo spaventoso, se ci pensate, noi abbiamo come edulcorato tutto questo. Nel ventre tuo, tra le tue gambe, si è acceso l'amore per lo cui caldo è germinato questo fiore, che è il paradiso. Qui sei noi meridiana face di caritate, e giunso tra i mortali sei di speranza fontana vivace. Qui fatto Dante prende un'immagine di Fernando che chiamava fontana vivace Gesù, e la trasferisce alla donna. Fontana vivace, che bellissima la fontana vivace, bello, pensate che in tempi cupi come questi pensare che c'è una fontana che comunque di speranza continua a andare, molto bello. Poi dice, donna sei tanto grande e tanto vali, che qual non grazie a te non ricorre, sulla disianza volvolà senza ali, le ali di prima. La tua benignità non può soccorrere chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. Poi si incanta in te misericordia, in te pietà, in te magnificenza, in te satuna, quantunque in creature di puntate. Poi questo elenco, no? Sapete che appunto l'iterazione, la ripetizione è una delle figure retoriche tipiche della grande poesia, ma in te, ma è una ripetizione che aumenta, no? Non che cala. Poi, or questi, San Bernardo che parla, lo indica, or questi che dall'infima lacuna dell'universo, qui i critici si dividono un po', qualcuno dice l'infima lacuna è l'inferno, non importa, che da laggiù è venuto, e fin qui ha vedute le vite spiritali ad una luna. Questo è uno dei versi di Dante che mi commuove di più, perché come se Dante, che sta arrivando alla fine, per un attimo, tipo regista cinematografico, dice ai lettori, ricordatevi di tutti, le vite spiritali ad una luna. Cioè, mentre arrivo alla fine, ricordatevi di Paolo Francesca, di Buonaventura, di quelli che ho visto, supplica a te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto, verso l'ultima salute. E io, che mai per lui, qui Dante, vero figlio di puttana, prende Bernardo e gli fa dire che lui non ha mai pregato per sé così ardentemente come fa per lui, no? Io che mai per mio vedere non arsi, che fo per lo suo tutti i miei pieghi, di polvo e piego, a parte questo polvo piego per questa musica, perché li priego che non siano scarsi, perché tu le nube li disleghi di sua mortalità coi preghi tuoi. Questa è un'altra immagine, l'ho colpito solo recentemente, ci ho pensato, è bello che dice perché tu le nube li disleghi di sua mortalità. La mortalità è una nube. È bello pensare che la mortalità sia una nube. No? La mortalità è questa cosa che ci affligge tutti in maniera sempre grave, è una nube.
può essere dislegato, è vero questo verbo, non dislegare, come fare l'ubbio quando se ne vanno, no? In doppi temporali, no? Che si dislegano, la mortalità è come una nube che si dislega. Coi preghi tuoi si assommo piacere e si dispieghi. Poi qui c'è una terzina che secondo me si vede che Dante è in Romagna, e che era un po' assunto il nostro amor di vita romagnolo, perché è molto simpatico, alla fine di questa prima vece, nell'ultima terzina, Dante fa dire a San Bernardo, ancora ti prego, regina, che puoi ciò che tu vuoi, che conservi sani, dopo tanto vedere gli effetti suoi. Cioè, un po' da paraculo, Dante mette le mani avanti e dice, scusa, adesso vado a vedere Dio. Dopo però, io voglio mangiare la birra come prima. Cioè dopo vado in spiaggia, prendo il sole, cioè non è che vado a vedere Dio e divento pasta. E come tutti gli antichi, sapere che la visione di Dio, sappiamo, c'è bisogno di Dio, poteva creare, diciamo, qualche scompenso. Cioè, guarda, regina, adesso voglio vedere, però mi raccomando, gli affetti suoni, l'affetto, la parola affetto vuol dire afficio, cioè il legame con la realtà, lasciamelo sano. Cioè dopo io mi mangio piedina, sono ancora non preso, non è che dopo divento uno strano, no? Molto bella, molto umana questa variazione adesso la fine. E poi c'è questa terzina, scusate, mi fermare un attimo, che è la terzina finale della preghiera della Vergine, che a me spacca sempre il cuore e il cervello, perché sono gli ultimi versi che Dante dedica a Beatrice. Cioè questa ragazza per cui ha fatto tutto, cioè lui per tutta la vita si è fatto. E alla fine della dentro la preghiera della Vergine, mette gli ultimi versi in cui ci fa vedere Beatrice. Forse ricorderete che Petrarca, che come tutti i grandi artisti faceva finta di non conoscere Dante, no? Sapete come sembra, rispetto a Petrarca, diceva non hai conosciuto, non ho mai letto Dante, poi abbiamo visto che invece è pieno di tantismi, no? Però come tutti, avete mai visto quando sono gli scontri di pugilato di Pesi Massimi, no? Che se dico me poi non lo conosco, non l'ho mai visto, ma quindi Petrarca che sapeva, essendo venuto 30 anni dopo Dante, lì vicino, sapeva a fare i conti con un peso massimo, cioè non ho mai letto, ma ovviamente non era vero. Tant'è vero che nel finale di Trionfi, che è il suo tentativo fallimentare, molto fallimentare di commedia, nei Trionfi Petrarca finisce anche lui con la preghiera alla Vergine, dove sembra quasi rimproverare Dante di aver messo Beatrice nella preghiera alla Vergine, perché la vera Beatrice è la Madonna, dice in quel testo, come dire Dante, che cazzo fai a mettere il nome della tua donna nella preghiera alla Vergine? Perché se ci pensate è ammazzato, mica da poco. Riscrivere una preghiera alla Madonna e metterci dentro il nome della donna che ami. Non è proprio scontato. Ma Dante fa anche questo. E mette lì alla fine di questa preghiera gli ultimi versi che dedica a questa ragazza, che è quella che ha mosso tutto, che è il miracolo che non vuole aver perso, che non vuole perdere. Infatti di lì a poco cosa succederà, come sapete, che Dante andrà fino di fronte ai tre cerchi, con un'immagine, tra l'altro una metafora erotica straordinaria, dice che talmente ha voglia di vederne i tre cerchi cosa c'è, che la sua mente viene, come eccesso di mente, si è descritto con metafora erotica, come era normale allora, per cui talmente la voglia che viene, la mente, e per un attimo intravede, come ricorderete, una figura umana, no? La nostra effigie, nei tre cerchi dell'Eterno, vede per un attimo un'effigie umana, come dire che l'umano e l'Eterno sono legati. Non sa come, infatti inventa una parola, non sa come si indova l'imago al cerchio, non sa come si incastra l'umano con l'Eterno, però vede per un attimo che l'umano e l'Eterno sono legati, per questo Beatrice non le pensa. Poi che il volto umano sia il suo, sia quello di Cristo nell'incarnazione, è tutto vero, è tutto possibile, un'ipotesi non nega l'altra. Di fatto vede l'umano incastrato nell'Eterno, della stessa sostanza, dello stesso colore. Non capisce come è possibile, come si fa a spiegare, ma lui lo vede e la commedia finisce in quel punto, lì si spegne la commedia e finisce tutto il sogno meraviglioso, amor che muore sulle tre stelle. E prima di arrivare lì, fa questo ultimo omaggio a lei, che è straordinario, perché in quei versi Bernardo che parla la indica e come invitare la Madonna a fargli fare l'ultimo passo, infatti dice vinca tuo guardia i movimenti umani. E poi dice vedi Beatrice con quanti beati, prega i miei preghi, ti chiudono le mani. Io non so come cazzo ha fatto, cioè, ci penso tre volte, come ha fatto realmente questa cosa, di far vedere questa ragazza
che lui ha amato per tutta la vita e che non è stata mai sua, di far vedere che fa così per lui, che il tuo viaggio sia. E io dico, cavolo, almeno uno ha capito cos'è l'amore, perché l'amore è questo anno. Beatrice è stato un anno per lui. Cioè, amare una persona non è dire stai con me sul divano, sì, anche quello fosse, ma amare una persona, dire io voglio essere un anno per il tuo viaggio, che il tuo viaggio sia per il mio fondo. E lui ci lascia questa immagine di lei, cioè non poteva fare qualsiasi cosa, cioè poteva raffigurare Beatrice in tutti i modi, ma l'ha fatto anche quando la commedia, sapete, non sono tanti momenti in cui Beatrice andare sul carro della storia, eccetera. Ma ci lascia questa immagine, una che fa nella folla, come l'aveva visto la prima volta nella folla a Firenze, che fa così per lui, che il tuo viaggio sia. Io, ma come cavolo, ha fatto un'immagine del genere, perché è troppo bella. È troppo bello, è troppo vera, è troppo semplice, è troppo vera. E che l'abbia messa nella preghiera alla Vergine, cioè che abbia dato la dignità di un punto di preghiera, non appena un'immagine sentimentale, affettiva, no? Ma che dentro questo testo straordinario faccia l'ultimo omaggio a lei in questa cosa, anche solo per questo sarebbe da ringraziare Dante per tutta la vita.